chiesa di San Bartolo era da molti anni oramai abbandonata e chiusa perché c'erano dei problemi di cadute di pezzi di intonaci. Allora, per una questione di sicurezza, era stata chiusa. Ricordo da bimba questa chiesa splendente con tutte queste statue fatte fare dagli strombolani. Un giorno che lo Stromboli aveva fatto un'esplosione un po' più forte, quindi la lava cadde dalla parte del paese, gli strombolani di allora hanno preso la statua di San Bartolo con il prete in processione e si racconta che vuoi per un miracolo, vuoi per una questione fisica, la lava si sia fermata. Era in uno stato di abbandono, con finestre sfondate, con statue ricoperte dallo sterco di piccioni, quindi era veramente con questi stucchi che poi sono, sembra, di fine Ottocento, che cominciavano a cadere per infiltrazioni dal tetto. Quando abbiamo scoperto che il FAI aveva fatto questo concorso I luoghi del cuore, dico, ma proviamo a far firmare le cartoline. Ce l'abbiamo messa tutta con la collaborazione di molte persone, del luogo, di turisti, di gente che ha le case, e siamo riusciti a ottenere veramente un grande numero di cartoline, più di 10.000 firme, che per un'isoletta talmente piccola in effetti ha sorpreso molto il FAI stesso. Da lì le autorità si sono un po' mosse e siamo riusciti a ottenere una messa in sicurezza della chiesa che ha permesso al prete di riaprire al culto una chiesa tanto amata dagli strombolani. Siamo molto attenti a trattarlo bene, San Bartolo, perché ci ha sempre aiutato. Per cui, a parte questo, no, vogliamo che questa chiesa riviva.